Di origine senegalese, lo scrittore Pape Kuma vive a Milano, dove si occupa di cultura africana, multiculturalità e integrazione. Ha pubblicato ricerche ed approfondimenti sui temi dell'immigrazione. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali. Pape Kuma, benvenuto a questo incontro nel quale parleremo naturalmente di immigrazione con uno sguardo al futuro. Partirei subito dal titolo di un suo libro, Noi italiani neri, storie di ordinario razzismo. Lei questo razzismo probabilmente l'ha vissuto. Ma spesso capita, però lì bisogna stare attenti, no? Quando si parla di razzismo, perché rischiamo di generalizzare, ecco, ci sono dei fatti di razzismo che parte da una minoranza, ma che comunque hanno un impatto molto forte sulla persona che una volta o due al mese, ecco, lo subisce. Parlo di razzismo, ma soprattutto di razzismo istituzionale, diciamo di razzismo politico. Perché in questi ultimi anni, in questi ultimi 15 anni, forse di più, ecco, la politica ha usato la presenza degli immigrati in Italia, ecco, per mettere contro gli autoctoni contro i migrati. Ecco, quindi la presenza degli immigrati è stata strumentalizzata a fini politici. E come lo dico sempre, per raccattare voti, e questo ha prodotto produce razzismo in Italia. Lei in Italia ha fatto un percorso molto articolato, adesso è scrittore, è anche giornalista, quindi insomma una persona, come diremmo, che si è realizzata pienamente. Ma i cosiddetti autoctoni, i cittadini italiani, riconoscono questo merito? Le riconoscono una piena autorealizzazione? Certo che viene riconosciuto, però bisogna tener conto che ci ho messo 30 anni, perché quasi, perché sono arrivato all'inizio del 1984 in Italia. È vero che era diversa l'Italia, è vero che bisognava partire proprio dal nulla. È vero che per me è stato comunque l'impatto iniziale è stato molto forte, perché ingenuamente io immaginavo l'Italia come un, come tanti, mi vergogno di dirlo adesso, ma come un paradiso. Ho dovuto rifare tutto da capo, come la maggior parte dei migrati, imparare la lingua. All'epoca dobbiamo tener conto che era difficile trovare un corso serale dove l'immigrato appena sbarcato poteva andare imparare l'italiano. Quindi era una situazione molto difficile. A questo punto, una volta imparato la lingua, ho iniziato a orientare quelli che arrivavano, a fare praticamente volontario, aiutare le persone che arrivavano, a orientarli, a dire come fanno per imparare la lingua, dove devono andare per i documenti e via di seguito. Io ho usato anche questa mia esperienza, questo mio contatto con la mia comunità, ma non è solo la comunità senegalese. La comunità senegalese era quella più numerosa, ma anche con gli altri africani che arrivavano dal Mali. A questo punto io ho usato questo per scrivere, per raccontare, per narrare che cos'era l'immigrazione. Per questo motivo che è nato il mio primo libro, scritto a quattro mani insieme a un altro giornalista, Oreste Pivetta, che si chiama Io vento degli elefanti, che narra praticamente questa vita. Sì, la mia comunità ha riconosciuto questo passo avanti, ma anche l'Italia, soprattutto la scuola italiana, perché i miei scritti sono adottati nelle scuole italiane. È interessante questa sua doppia veste di scrittore ma anche di giornalista. Nella scrittura ci sono ampi margini per approfondire il tema immigrazione e fare anche determinate riflessioni, ma per il giornalista spesso non c'è modo, non c'è il tempo di raccontare pienamente le ragioni delle immigrazioni e il vissuto dei nuovi cittadini italiani. Ecco, secondo lei i giornalisti, la stampa, come ha raccontato in questi anni l'immigrazione in Italia? Un'impressione molto negativa, non esito a dirlo, molto negativa, perché hanno affrontato il fenomeno migratorio iniziato alla fine degli anni 70 in Italia, perché come sappiamo fino alla fine degli anni 70 l'Italia era un paese di emigrazione,
E quindi l'Italia, sia all'inizio degli anni Ottanta, vedeva arrivare, sbarcare questi giovani dall'Africa soprattutto, ma anche dall'America del Sud, sembrava non preparata, quindi si usavano, quindi è stato molto superficiale. Ci sono tanti termini che sono stati coniati in questo periodo, sono termini inventati dai giornalisti, come la parola vucumpra, come hanno usato in modo non appropriato il termine extracomunitario. Chi arrivava dal Nord Africa, dall'Egitto al Marocco, era marocchino. Hanno inventato anche anche termini come uomo di colore, quindi sono rimasti molto superficiali e hanno causato tanti danni. Partiamo proprio da questo concetto di comunità e culture dinamiche, in movimento, direi liquide, come affermerebbe un autorevole pensatore. Secondo lei questo dinamismo cosa ci porterà? Come vede lo scenario in prospettiva dell'immigrazione in Italia? Allora, io me la immagino, io quando ho iniziato a scrivere alla fine degli anni Ottanta, a collaborare con diversi giornali, la cosa che scrivevo era perché l'Italia, per dire, non fate gli errori che hanno commesso altri paesi come la Francia e l'Inghilterra, che hanno avuto una storia molto più vecchia di immigrazione per via della colonizzazione, per motivi storici, non ripetiamo, lo dicevo già più di 20 anni fa, non ripetiamo qua in Italia questi errori. Oppure impariamo dagli errori di questi paesi, no? Da Francia. Però la cosa che si diceva, che sentivo dire, ma anche dagli stessi immigrati, ma guarda che l'immigrazione è di passaggio, dicevano i giornali, dicevo il sociologo, dicevo lo studioso, gli immigrati sono solo di passaggio in Italia, figuriamoci, rimarranno a vivere in Italia, ma anche tanti immigrati dicevano, ma noi siamo di passaggio, se non torneremo a casa nostra, dicevano, ma non è così, non sarà così, alcuni torneranno a casa, ma sarà difficile, guardiamo l'immigrazione degli italiani in Francia, ma quando sono tornati, guardiamo soltanto l'immigrazione dei siciliani oppure dei napoletani qua in Lombardia, quando sono tornati a Napoli che basta prendere il treno, quindi qui certo. La società sta cambiando e abbiamo la possibilità di vedere altri paesi che hanno vissuto questo processo, no? Non dico di ricopiare, no? Ma vedere che cosa è adatto o meno all'Italia. Io la società che vedo, che doveva già esserci, nel frattempo sono nati i nostri figli, quello che dicono il primo libro nel 90, nascono bambini, lo dicevo già nel 90, è che cosa succede? Questi ragazzi sono adesso grandi, questi ragazzi devono sognare come tutti i ragazzi della loro generazione. Questi ragazzi, noi dovremmo già iniziare a vedere in Italia dei poliziotti con la pelle nera. Ecco, noi dovremmo entrare in banca, vedere allo sportello un ragazzo con un nome arabo, no? Ecco, noi dovremmo andare in ospedale a farsi curare dal medico che sembra cinese, ma è nato, cresciuto qui, ha fatto tutto il suo cursus, ecco qua in Italia, no? E questo è un traguardo possibile? Ma è un traguardo obbligato, perché l'Italia, gli italiani, chiamiamoli di doc se vogliamo, che non fanno più figli, lo sappiamo, è un problema demografico, ecco, un problema veramente concreto, gli italiani non fanno figli, no? Ma anche gli immigrati lo dicono, ma fanno meno figli, fanno come gli italiani, hanno iniziato a fare come gli italiani. Allora, questo paese ha bisogno di medici, avrà bisogno di poliziotti, di vigili urbani, di pompieri, avrà bisogno di persone, no? Per far mandare avanti la quotidianità di questa società, di giovani che guidano i treni e tutto. Quindi i figli degli immigrati non devono essere confinati e non accetteranno neanche di rimanere a ripetere gli stessi lavori che fanno i genitori. Ma perché? Io ho sentito alla televisione, nell'Odigiano credo,
ci sono gli indiani Sikh che fanno, che si occupano dell'agricoltura, mungere le vacche, queste cose. E loro si lamentavano, dicevano, ma i nostri figli non vogliono fare il lavoro che noi stiamo facendo. E loro si lamentavano, dicevano, ma è normale, i vostri figli sono nati e cresciuti qui, hanno fatto la scuola italiana, ma devono anche insegnare, chi vuole faccia pure il vaccaro, che è un lavoro dignitoso. Certo, assolutamente. Però certo. Devono anche sognare di fare il professore di italiano. Avere le stesse aspettative. Sì, è questo. Dei cosiddetti autoctoni. Ecco, è un passaggio obbligato per l'Italia. Grazie a Pap Kuma per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi.